eccoci insieme a due dei protagonisti del premio Top Influencer My Horse. Stasera scopriremo il vincitore tra Nicole Cereseto, qui presente, e Gioele Ossola. Nicole, com'è essere qui stasera? Super emozionante, perché io l'anno scorso ho vissuto una giornata simile, però purtroppo per il Covid abbiamo fatto una giornata in uno studio e non in una serata vera e propria. Super emozionante, sono curiosa di vedere come va e soprattutto di chi sarà il premio. Insieme a Nicole e Gioele c'è Pernille Perti, presto ai nostri microfoni, però prima volta per Gioele qui a FIS Awards, sei emozionato? Esatto, per me è veramente la primissima volta e poter essere qui era già un onore, quindi sono molto emozionato e veramente felice di poter essere qui insieme a voi e non vedo l'ora della serata. Ecco, sì, vedremo una serata sicuramente avvincente, però che è un sogno nel cassetto per alcuni, qual è il vostro? Il mio sogno nel cassetto? Ah, il mio sogno nel cassetto, oddio, è difficile dirlo, però il mio desiderio più grande è quello di essere un punto di riferimento per tutte quelle persone che mi seguono, di essere proprio uno spunto, di aiutare a spronare le persone ad andare avanti. Sicuramente questa è una bella domanda e rispondere così non è facile, però anche come ha detto la Nicole, poter diventare un esempio per le persone che ci seguono comunque è veramente una cosa bellissima. E poi parlo per me, penso anche per la Nicole, poter incontrare le persone che ci seguono e ci supportano è un'emozione unica, quindi essere già un esempio per loro è una cosa bellissima. Ci vediamo più tardi per scoprire il vincitore del vostro premio, dunque, a più tardi.